Grazie, finalmente è arrivata l'ora di filmare questo video, ossia di parlarvi della mia ossessione. Come avrete letto dal titolo, oggi appunto vi racconterò di questa cosa e no, non è assolutamente un titolo a chiappa visualizzazioni perché vi giuro che dopo testimonierò questa cosa, avrò delle prove che è veramente un'ossessione. Ultimamente la fissazione per i libri ha toccato dei livelli assurdi, proprio cioè cose mostruose, e quindi è nata una nuova ossessione. Quindi parliamo comunque di libri, cioè quello è l'argomento, diciamo, libri. Però non so se a voi succede, ma ultimamente, insomma, negli ultimi mesi, in particolar modo da quando ho iniziato a fare video e recensioni costanti sui libri, ho notato che mi piaceva molto di più farvi delle recensioni col libro cartaceo. Questo cosa ha implicato? Che vabbè, continuo a utilizzare il mio Kindle assolutamente, continuo a leggere ebook e spendo tanti soldi anche lì. Però ho iniziato a comprare tanti libri cartacei. Quindi, facendo due conti, effettivamente mi sono resa conto che alcuni libri in particolar modo sono anche parecchio cari nelle edizioni, soprattutto quando un libro esce o comunque nelle edizioni rilegate. Parliamo anche di 16-17 euro a volte, quindi ragazzi, insomma, sono soldi, sono soldi. E poi un giorno, così per caso, su Facebook mi sono iscritta a un gruppo, non di persone matte, di persone appassionate di libri che praticamente, no, comunque ho visto questo post in cui vendevano un libro, che era praticamente come nuovo, ma ovviamente lo vendevano a metà prezzo della copertina. Ed era un libro che io avevo proprio adorato, cioè non. Vederlo lì in vendita ha fatto scattare qualcosa nella mia testa malata, cioè ho detto, caspita, ci sono libri che a me sono piaciuti da morire, che non ho in cartaceo, che magari persone vendono, vende quel libro lì, quei libri, insomma, li vendono perché non gli sono piaciuti oppure perché non hanno spazio per mille motivi. Mi sono sentita come se abbandonassero, cioè come se quei libri fossero in cerca di genitori, cioè non so se rendo l'idea. Io mi sono sentita come una mamma che doveva adottare questi libri che non erano voluti dalle persone, perché se uno vende un libro, per tutti i buoni motivi di questo mondo, non lo vuole. E io ho detto, no, ma non può essere che quel libro vada nelle mani di chissà chi. Quindi ho iniziato a comprare un libro usato. A metà prezzo di copertina sono andata, ho fatto tutte le cose che dovevo fare, sono andata in posta, ho ricaricato il PostePay. E il libro mi è arrivato ed è praticamente come nuovo, cioè in condizioni ottime. Quindi da lì è scattato un meccanismo. Cioè sono andata alla ricerca di libri che volevo, usati, e sono diventata una pazza psicopatica. Cioè pacchi tutti i giorni mi arrivano perché compro libri usati. Cioè è diventata una missione. Non vi dico, sono andata anche a Milano a recuperare dei libri. Cioè rendiamoci conto del livello. Quindi è assolutamente un'ossessione. E adesso vi faccio vedere tutti i libri che ho comprato e vi parlo anche un po' del risparmio che appunto ho ottenuto comprandoli usati e invece di nuovi. Tra l'altro sono andata anche su siti quali il Libraccio, oltre ad essere andata proprio fisicamente dentro un negozio del Libraccio a Verona, e anche lì poi ho fatto di quelle offerte che non ve lo dico neanche, cioè anzi ve lo dico. Allora, iniziamo con la traversata, cioè sono andata fino a Milano. Perché è una ragazza tanto carina che non so se mi segue, non so perché non mi ricordo se poi gli ho detto che facevo video su YouTube. Comunque, ho comprato questa saga che nessuno di voi conoscerà. Lo so, è una saga datata, è una saga che ho letto quando ero ragazzina, però volevo averla in cartaceo, cioè c'è poco da fare. Stiamo parlando di. Aiuto, ho preso un quintale. Twilight, New Moon, Eclipse. E Breaking Dawn, cioè, allora, questa qui è la saga Twilight, ok? Quindi Edward Cullen e Bella Swan. E questi libri sono tenuti non bene di più, sono tenuti benissimo, ok? Ovviamente si vede un po' che magari gli angoli sono un po' ammaccati, però dentro le pagine, cioè, sono immacolati, cioè, sono veramente. Beh, ovviamente io so che non vedete bene, ma sono tenuti benissimo. E il prezzo di copertina di questo libro era 18,50 euro. Il primo 19 euro, il secondo 18,50 il terzo e 20 euro addirittura l'ultimo, perché ovviamente è un cicciottone, no? Cioè, insomma, ho messo un po' di peso. E insomma, io questi libri li ho pagati la modica cifra di 25 euro tutti e quattro, quindi
dovevo anche, non è che sono andata proprio apposta a Milano, cioè dovevo comunque andarci, perciò ho ammortizzato il viaggio, ma insomma le ho pagati 25 euro invece di non so quanto e la cosa mi ha reso alquanto felice. Insomma ragazzi, dovevo avere la storia del vampiro in cartaceo, non era concepibile. Poi, se io vi faccio vedere questo libro, The Selection, di Kira Cass, cosa mi dite voi? Cioè, vi sembra un libro usato? A me no, assolutamente no. Io quando l'ho aperto, cioè questo libro non è stato neanche letto praticamente. Cioè, non è stato letto. E io sono, cioè, felicissima. Io non so perché questa persona abbia venduto questo libro, ma buono che l'abbia venduto perché volevo leggerlo da tantissimo tempo. Il prezzo di copertina è 17,90 euro e io questo libro l'ho pagato 4 euro più le spese di spedizione, quindi l'ho pagato 6 euro invece di 18. Quindi rendetevi conto un attimino che, cioè, oddio, come i saldi, è come andare a fare shopping nei H&M. No, il primo giorno di saldi no, perché c'è un casino allucinante. L'ultimo giorno di saldi, quando trovate le offerte fantastiche. Poi, un'altra serie, questa qua l'ho comprata dal libraccio, ve ne avevo parlato nello scorso video, che mi manca il secondo libro, quello in mezzo, che però recupererò. E quindi è Red, poi c'è Blu e poi c'è Green, di Kerstin Gear. E anche questo è immacolato, cioè immacolato. Ovviamente l'ho pagato a metà, il prezzo era questo 12, questo 11, e io l'ho pagato a metà prezzo, non li ho ancora letti e li volevo leggere. Mi piacevano, poi mi sono presa bene. Questi li ho acquistati con Cree dal sito del libraccio, perciò mi sono arrivati a metà prezzo. In più abbiamo fatto un ordine così grande che le spese di spedizione ce li hanno regalate, perché ormai veramente un ordine allucinante. E anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne pensate. Poi, anche lì quindi ovviamente ho pagato la metà. Sì, ve l'ho già letto, sono diventata ripetitiva. Poi al libraccio, fisicamente, proprio quando sono andata al libraccio, sono andata al libraccio con mio cognato e mia cognata, il mio ragazzo, un pomeriggio a Verona, perché loro abitano a Verona, e quindi siccome tra l'altro mio cognato anche lui è appassionato di libri, siamo andati al libraccio e non ci sembrava vero che eravamo tutti e due in libreria senza guardare l'orologio, cioè proprio, ah, che bello, nessuno rompeva le scatole all'altro per andarsene, perché ci siamo proprio persi. E ho trovato questo libro di Sophie Kinsella, che è la regina della casa, e vabbè, l'avevo letto di Sophie Kinsella, cos'è che ho letto della Kinsella? Ah sì, Sai tenere un segreto, e mi è piaciuto lo stile frizzantino su questo libro, che è da copertina 17,50 euro perché è rigido, ed è, questo è un pochino sporco più che altro, non usurato, l'ho pagato 5 euro, cioè capite che è un'ossessione, cioè sono ossessionata. Cioè, devo salvare questi libri dalle sgrinfie di chi non li vuole. Poi, sempre della Kinsella, ho preso questo qui, che è The Secret Dream World of a Sofaholic, che praticamente è in inglese, e è un'edizione tra l'altro vecchissima, però costava 2 euro, voi ditemi come si fa a lasciarlo lì. Come si fa? Non è possibile. L'ho preso perché ho detto, dai, così asciughiamo anche la lingua leggendo. E poi l'ultimo che ho preso, perché continuavate a parlarmi di Nicholas Sparks, cioè adesso sia Nicholas che a Sparks, ok? Che ha Un cuore in silenzio. Voi l'avete letto questo libro, ragazze? Fatemelo sapere, perché io questo costava 8, l'ho pagato metà, quindi l'ho pagato 4 euro, forse ancora meno. Comunque ho detto, vabbè, non ho mai letto niente di suo e l'ho preso al volo. La trama mi ispirava comunque. Poi, tutto è nato da... Io volevo aspettare a fare questo video perché stavo aspettando il seguito di questo libro che mi arriverà, anche questo usato, ma non arrivava più, e siccome sto filmando questo video di venerdì, cioè sabato e la domenica, sicuramente non arriva, arriverà magari lunedì. Io poi sono incasinata e quindi dico, vabbè, lo registro uguale. Tutto è partito da lui. Resta anche domani. Nuovo, questo libro io l'ho pagato 3 euro e mezzo, ne costava 15, da una persona online, perché poi io cerco, poi c'è compro, vendo libri, cioè sono, cioè veramente, può creare dipendenza, questa cosa è ancora peggio dei libri, no, perché tu vai in libreria, li compri e fine, invece qua li scovi, c'è l'offerta, insomma vabbè. Questo libro mi è piaciuto, allora in inglese è If I Stay, e mi hanno detto che l'inglese è meglio dell'italiano, a volte sapete che le traduzioni perdono un po'. Questo libro aprirà una parentesi sul blog, perché
Dunque, ho letto il film, assolutamente, ho visto il film e ho letto il libro. Prima ho letto il libro e poi ho visto il film. E devo, da questa cosa, siccome io e Cri siamo un pochino, abbiamo avuto questo lampo di genio e prossimamente sul blog inizierà questa collaborazione con Cristina, per cui noi sceglieremo un libro e il film che è stato fatto sul libro e faremo quattro chiacchiere insieme su quale dei due abbiamo preferito, cosa ci è piaciuto di uno, cosa ci è piaciuto dell'altro. Quindi vi anticipo che su Resta anche domani il film mi è piaciuto da morire rispetto al libro. E che mi è piaciuto anche il libro, comunque mi è piaciuto molto e adesso mi arriva il seguito in casa, ci ho usato, quindi sono la donna più felice di questo mondo. Vi farò assolutamente una recensione di Resta anche domani e di Resta sempre qui quando mi arriva, quando lo leggo, e poi parlerò anche del libro, però diciamo che questa cosa la farò sia sul canale che sul blog. Adesso vedo in che termini, devo vedere anche con Cri, per chi non lo sapesse, la solita mia amica Cri, che vi lascio il link del suo blog nell'info box. Quindi questo libro, yeah! Cioè, ho amato l'attrice, è stata bravissima. Poi, al libraccio, scusatemi, mi sono dimenticata. Per colpa sempre di Cristina, Cristina è colpa tua, tua, tua e ancora tua. Mi ha fatto una testa così su John Green, dicendomi che quanto John Green fosse bravo, fosse da leggere, e in particolar modo tutta colpa, no, senza tutta colpa delle stelle. Quindi era al libraccio, ero lì dentro al libraccio e il libro costava 7,5 euro, 8 euro invece che 16, e Cristina mi aveva fatto veramente una testa così. Anzi, una sera la povera Cristina ha anche provato a farmi vedere il film e gli ho detto spegni perché non riuscivo. Capita anche a voi di non riuscire a vedere certi film, tanta l'ansia che vi viene. Ve lo giuro, ho dovuto spegnere perché mi stavo. No, non fa per me. Spero di riuscire comunque a leggere il libro, anche se il film non ce l'ho fatta. Cosa mi dite di questo libro? Mi è piaciuto? Concordate con Cristina che è un libro che dovevo assolutamente leggere e avere nella mia libreria? Poi, siamo arrivati quasi alla fine. Mi deve arrivare ancora un pacco, ragazze, però dovevo farvi questo video perché veramente non, cioè non riesco, non ci sto dietro a tutte queste cose. Quindi, casomai, se vi fa piacere il nuovo pacco, vi faccio una fotografia e ve la metto su Instagram così vi faccio vedere gli ultimi acquisti usati. Allora, nell'altro video vi ho fatto vedere il seguito. In questo video vi faccio vedere dove tutto è incominciato. Uno splendido disastro, il mio disastro sei tu, e un disastro è per sempre, che ho acquistato da una ragazza che è Silvia, mi pare. No, non mi ricordo più, mamma mia, aiuto. Comunque una ragazza su Facebook, stavo uccidendomi, una ragazza su Facebook che vende libri in un mercatino che c'è su Facebook. Io l'ho contattata e praticamente lei mi ha venduto questi libri. E a parte il fatto che è stata carinissima, perché praticamente ho, cioè, 16,40 euro il primo, 16,40 euro il secondo e 14,90 euro il terzo, io ho pagato 16 euro tutti e tre. Perché la ragazza giustamente ha fatto un prezzo conveniente perché voleva vendere i libri, io gliel'ho comprati in blocco, lei insomma me li ha spediti. Quindi cioè, io ho avuto questa serie che comunque mi è piaciuta, che devo recensirvi insieme all'altra trilogia che è uscita subito dopo, e crea dipendenza, insomma. L'avete letto il disastro? Vi è piaciuto? Secondo me vi è piaciuto. La recensione a breve anche di questo. Io continuo a dire a breve, speriamo che questo breve non sia la vita prossima. Arriviamo agli ultimi libri che vi mostro. E allora, anche qua ne manca uno perché è una trilogia e dal libraccio ho trovato solo il primo e il secondo, mi manca il terzo, quindi sono alla disperata ricerca del terzo perché nelle librerie non si trova in questo formato. Quindi, i libri in questione sono Divergent, Insurgent e mi manca il terzo che è Allegiant. Non li ho ancora letti, vi dico la sincera verità, perché ho visto i film, ho visto Divergent e Insurgent e mi sono innamorata proprio, cioè devo leggere i libri assolutamente. In più ho visto che sono recensiti molto bene questi libri. Qualcuno non gli è piaciuto proprio. Qualcuno mi ha detto: ah, poi sono una persona orribile, sono una persona orribile, perché io praticamente, siccome ovviamente avendo visto i film so cosa succede, sono andata a spoilerarmi. Questo è tutto colpa di Elisa Gioia, che è un'altra mia amica, che lei tra l'altro ha anche scritto un libro che si chiama, che è di TPM e che si intitola So che ci sei. Ciao Elisa, è colpa tua, perché lei mi fa, sono andata a spoilerarmi la fine.
E mi ha fatto una faccina così, ho detto vabbè. Sono andata a spoilerarmi alla fine anch'io, quindi so come finisce la trilogia di Divergent. E vabbè, insomma, non dico niente perché magari voi non l'avete letta, e... però vabbè, insomma, non diciamo niente perché è meglio così. Devo dirvi la verità che questi mi sono arrivati un po' rovinati, sono parecchio rovinati qua, qua è tutta rotta là, la copertina qua sopra, più che altro la copertina fuori, non tanto il libro dentro, perché il libro dentro è praticamente perfetto, però sinceramente comunque può succedere, insomma, comunque anche nella spedizione il libro può prendere botte, poi non ve lo dico neanche come mi arrivano i pacchi, perché i postini, cioè ho capito che non sono obbligati a suonare il campanello, l'ho capito, però tu non puoi lasciarmi i pacchi sul muretto. Cioè, se passa una persona e vede 35 pacchi, cosa fa se li prende? Loro lasciano i pacchi fuori. Fuori, non è che dite, allungano il braccino, lo mettono dentro il cancello, che perlomeno è dentro la recinzione di casa mia, sul muretto fuori. Fuori. Per fortuna vivo in un paesino tranquillo, non mi è mai successo niente, però questa cosa un po' mi scoccia, anche perché, voglio dire, si rovinano i libri, cioè, voglio dire, oltre che se li possono anche rubare. E quindi niente, ragazze, questi erano tutti i libri che ho preso e che mi sono già arrivati, usati, quindi non lo so, per me è veramente una cosa molto carina quella di comprare i libri usati, poi a volte ci sono anche degli appunti, dei nomi dentro le pagine, delle dediche, cioè lì poi mi faccio i film, ma proprio i film mentali su quelle dediche, su chi le avrà scritte, su perché quella persona ha regalato quel libro all'altra tal persona, insomma è un disastro. E da un lato sono contenta perché magari molte di voi, io non mi ero mai cimentata nell'acquisto online di libri usati, io mi sono trovata sempre benissimo, non ho mai ricevuto fregature e ho risparmiato un sacco di soldi, cosa non da poco. Quindi se vi piace questo, se vi è piaciuto questo video, se condividete questa tipologia, no, di acquisto online di libri usati, fatemelo sapere con un commento. Io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!